Gli ingredienti per gli struffoli saranno della farina 00 debole, alla quale ho aggiunto un pizzico di sale, delle uova, dello zucchero, del burro morbido o fuso, del liquore, delle zeste di agrumi, il miele millefiori e delle decorazioni colorate. Per prima cosa, in una ciotola vado a mescolare le polveri, ossia la farina, lo zucchero e le zeste di agrumi. Io ho scelto dell'arancia, del limone e del mandarino. Mi raccomando, non trattati. Mescolo tutto per amalgamare i profumi. Ora posso aggiungere il burro morbido e sabbiare la farina. In questo modo la impermeabilizzerò e l'impasto diventerà croccante e friabile. Aggiungo le uova, le rompo con una forchetta e le mescolo all'impasto. Inizio a impastare con la forchetta. A questo punto posso aggiungere il liquore. Continuo ad impastare. Ora che tutti gli ingredienti sono amalgamati, mescolo con le mani. Vado a compattare l'impasto e passo a lavorarlo sulla spianatoia. Non lo lavoro troppo a lungo, altrimenti formerò una maglia glutinica troppo elastica e troppo tenace. Dopo pochi secondi formo una palla d'impasto, la impellicolo e la lascio riposare per 30 minuti in frigorifero. Dopo 30 minuti l'impasto è pronto per essere lavorato. Metto della farina sulla spianatoia e ricavo dei segmenti d'impasto per fare dei cilindri di circa un centimetro. Quando il cilindro avrà raggiunto lo spessore desiderato, possiamo infarinarlo per bene e iniziare a ricavare gli struffoli di circa un centimetro. Quando avrò finito, raccoglierò tutti gli struffoli e li metterò in una ciotola, mi raccomando, ben infarinati così non si attaccano. Per friggere porto l'olio a 180 gradi e dopo aver eliminato la farina in eccesso, immergo gli struffoli. Mescolo di tanto in tanto per evitare che si attacchino. Ci vorranno circa 4 minuti di cottura. Ecco gli struffoli pronti. Vado a metterli subito su carta assorbente. Una volta finito di friggere, inizio a lavorare il miele. Lo metto in un pentolino, aggiungo un goccio d'acqua, accendo la fiamma e lo lascio riscaldare. Dovrà diventare trasparente e fluido. Non è necessario che vada in ebollizione, fermatevi quando sarà semplicemente caldo. Ecco il miele che è diventato fluido e trasparente. Adesso posso immergervi gli struffoli. Mescolo in modo che vengano tutti ben glassati col miele. A questo punto posso aggiungere le decorazioni colorate.
in un bel piatto da portata natalizio metto una bella montagna di struffoli. E se necessario, aggiungo altre decorazioni colorate. Buon appetito e buon Natale!